1997 c'è un programma televisivo. Pronti a riaccendere le emozioni, la gioia, l'entusiasmo e soprattutto la nostalgia del passato. Tutti ingredienti che a Rai 1 non mancano mai. Proprio questa sera, visto che dopo una breve assenza tornerà la trasmissione televisiva di successo I migliori anni, quella trasmissione che ci farà rivivere con le canzoni famose i fantastici anni passati. Il Varietà, condotto da Carlo Conti, metterà al centro della scena le canzoni, i programmi TV, i film, i fenomeni di costume del passato. Il programma racconterà gli anni che vanno dal 1960 al 2000, un viaggio musicale che sarà fatto attraverso i migliori brani di successo che sono stati al vertice delle classifiche e hanno ottenuto il più alto gradimento di pubblico e di vendite. Tutte le precedenti sono state sempre baciate da un grande successo e da un altissimo gradimento. La novità di questa edizione è che questa volta a decidere quali sono i migliori anni della nostra vita saranno i giovani in studio. Ci saranno 100 esponenti delle New Generation che avranno il compito di votare uno dei due decenni in competizione settimana dopo settimana. In ogni puntata vincerà un decennio e alla fine delle 5 puntate verrà eletto il decennio dei decenni. La trasmissione ritornerà così a far rivivere attraverso le canzoni e i suoi interpreti i vari decenni del non tanto lontano passato, il tutto con il piacevole effetto della nostalgia, un modo per far conoscere a tutti quelli che siamo stati, raccontando quelle che sono state anche le mode e le tendenze di più generazioni, il tutto con un grande lavoro di squadra coadiuvato da Mamma Rai e con la regia di Maurizio Pagnussat. Squadra che vince non si cambia anche per quanto riguarda... Abbiamo cambiato il conduttore, però insomma non è stato possibile. Anche per quanto riguarda la grande forza della Rai, che è veramente una grande squadra. Sì, 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 la dimostrazione che la nostra è una squadra, che Rai 1 è una grande squadra che vince e quando vince, vince, si vince tutti insieme. Cameriere, lascia stare, camminare. Insomma, da questa sera i telespettatori avranno modo di riascoltare le canzoni eseguite dal vivo da una serie di interpreti, ma ci sarà spazio anche per le sigle dei programmi televisivi e dei film e per l'incontro con i personaggi che nel corso degli anni abbiamo amato e ammirato. Il countdown è già partito, tutti seduti comodi in poltrona. Noi, che tra poche ore, aspettiamo il grande ritorno su Rai 1 dei migliori anni per rivivere la nostalgia del passato grazie a quelle canzoni che non muoiono mai e che rimangono sempre vive nel cuore a raccontare un pezzo della nostra vita. Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che scivi quella lacrima.